cominciamo con la ricetta di oggi. Prepariamo le nostre carote in questa maniera qua, con l'aiuto del pelapatate le puliamo e le tagliamo in questa maniera qui, che andremo a sbianchire in acqua e miele di corbezzolo. Vedete, sta incominciando a bollire. Mettiamo alcune carote, le nostre carote, in questa maniera qui, ecco qua. Quando poi saranno leggermente tiepido, mettiamo le nostre carote in un sacchetto sottovuoto, lo chiudiamo e per osmosi il miele andrà a insaporire ancora maggiormente le nostre carote. Nel frattempo abbiamo messo a bollire la panna e il latte, abbiamo il nostro tuorlo d'uovo a cui aggiungiamo lo zucchero semolato, mescoliamo bene e facciamo un nostro cremoso. Per questa ricetta ho pensato di usare il cioccolato Dulcey. Dulcey è un cioccolato di una nota marca che produce cioccolati, e eccolo qua. Rimettiamo sul fuoco per fare la nostra crema inglese, quindi andiamo a cuocere circa 70 gradi. Il nostro cremoso è pronto, vedete? Abbiamo circa raggiunto la temperatura di 72 gradi centigradi. Andiamo a mettere il nostro cioccolato, eccolo qui. Mettiamo la nostra crema inglese qua e andiamo a sciogliere dolcemente. Con l'aiuto di un mini pimer naturalmente rendiamo questa operazione molto più veloce e omogenea. Il nostro cremoso è bello liscio e omogeneo, e per renderlo ancora più liscio e omogeneo andiamo ad aggiungere un po' di burro e andiamo a riempire il nostro polpo, il nostro stampino naturalmente con la forma del polpo. E ora andiamo a portare i nostri stampi nella battitura per circa 8 ore. Per dare un po' di diversità al nostro piatto ho preparato una salsa di fichi d'India e andiamo a riempire i tentacoli del nostro polpo. Mettiamo qualche arachide tostato e caramellato per riprendere appunto il gusto del Dulcey, poi mettiamo qualche fogliolina di menta sul nostro dessert per dare un po' di freschezza, la arricchiamo anche con qualche petole d'oro, mettiamo qualche granello di sale sopra per esaltare proprio il nostro, la nostra preparazione, e con una crumble agli anacardi o arachidi, che abbiamo fatto con i nostri arachidi caramellati, mettiamo un sorbetto di carota per completare il tutto. Ci mettiamo un'altra puntina di menta, ecco qua, un altro po' di sale sul nostro sorbetto e un pochettino di miele di corbezza. Eccolo qua, che bello! È il nostro polpo di cioccolato Dulcey con carote al miele di corbezzolo, arachidi caramellati, yogurt e sorbetto di carote, è pronto per essere degustato. A voi!